Non c'è ancora la parola fine, la diatriba tra il Consorzio di Bonifica Centro e il Comitato Bonifica Sostenibile sugli aumenti delle tariffe a carico di circa 56.000 utenti. Questa mattina nuova udienza al TAR di Pescara con il comitato rappresentato dall'avvocato Patrizia Silvestri. Nuovo rinvio e giudici che si sono riservati di decidere. Intanto, da parte del comitato, parte la richiesta di sospendere l'aumento dell'ultima rata prevista a dicembre. Noi auspichiamo che concedano la sospensiva almeno per la parte degli aumenti che noi abbiamo contestato, che equivale a un terzo degli avvisi di pagamento. Una cosa che abbiamo chiesto anche al commissario, l'abbiamo chiesto al presidente Marsiglio, l'hanno chiesto i sindaci del territorio interessati per i loro cittadini e tanti agricoltori della provincia di Chieti e Pescara. Auspichiamo che il Tribunale voglia concedere questa sospensiva o totale o parziale, un terzo degli avvisi di pagamento che corrispondono esattamente agli aumenti che noi abbiamo contestato. L'importo della terza rata, circa 3 milioni di euro, oggetto di contestazione e specifica impugnativa dinanzi al TAR, corrisponde a quanto lo stesso consorzio avrebbe deciso di addebitare all'ACA, ma che non ha mai richiesto. C'è un dispositivo di aprile che è stato disatteso. A nostro avviso è stato disatteso. Il primo dei giudizi incardinati è un giudizio di ottemperanza, cioè riteniamo che il consorzio non abbia dato seguito correttamente a quanto il Tribunale aveva stabilito. Per cui siamo in questo giudizio. L'abbiamo ben documentato con la documentazione del consorzio, non con idee così prese dal di fuori, acquisendo l'intera documentazione del consorzio contabile che è presente sul sito dell'amministrazione trasparente, quindi riteniamo che la nostra posizione sia fondata.